Amiche e amici di GCN Italia, ben ritrovati da parte di Giorgio Brambilla per una nuova sintesi del Tour de France. Vediamo prima cosa è successo brevemente nella tappa 6 di ieri, però. Dylan Teuns vince alla planche de Belleville sul durissimo arrivo, battendo il nostro Giulio Ciccone che era stato con lui in fuga. Dietro tra i big, Thomas riesce a guadagnare un po' di secondi su tutti, su Thibaut Pinot, su Alaphilippe, che cerca di attaccare per conservare la maglia gialla, che però... per fortuna nostra italiana non è riuscita a tenere per 6 secondi, così Giulio Ciccone è il nuovo leader del Tour de France alla maglia gialla. Vediamo la tappa di oggi, Belfort-Chalon-sur-Saône, è una tappa molto lunga, la più lunga del Tour de France, 230 km, che però non presenta particolari difficoltà. Ci sono 3 Gran Premi della montagna, 2 di quarta e 1 di terza categoria, che non impensieriscono i uomini di classifica e neanche i velocisti. Oggi arrivo scontato in volata. Una gara che parte nel migliore dei modi, sono 230 km, però diciamo 27 gradi non è male per percorrere tutta questa distanza. Quindi i corridori partono, chilometro zero, subito il primo attacco e sembra già quello buono. Il gruppo disinteressato completamente e se ne vanno così Rossetto e Offredo, due corridori francesi, il gruppo molto felice che ci siano soltanto due corridori all'attacco, che la fuga sia andata subito perché così possono rilassarsi. Però qui vediamo una caduta, il corridore dell'IF tutti fermi attorno a TJ Van Garderen che sembra aver avuto la peggio, immaginiamo che il suo morale non sia al meglio visto che ieri si è staccato dal gruppo dei migliori abbastanza presto e oggi questa brutta caduta, vediamo i segni sul viso, riesce comunque a rientrare nel gruppo dei migliori e concludere la gara con i migliori. Davanti sempre Offredo e Rossetto che si fanno una bella giornata all'attacco, dietro invece Ciccone che scherza con Nibali e Trentin, Nibali vincitore del Tour de France del 2014, Trentin campione europeo in carica, anche perché sono molto tranquilli, anche perché davanti c'è un certo Tony Martin che tiene l'andatura insieme alla De Koenig e alla Lotto. Si entra nel dipartimento dello Jura, il gruppo sempre molto tranquillo, lo vediamo in fila indiana, ma non vuol dire che stia andando forte, sono in fila indiana semplicemente perché sono tutti molto rilassati e stanno in fila per chiacchierare essenzialmente. Non c'è stress oggi in gruppo, una tappa di trasferimento. Rossetto passa per primo sul traguardo volante a meno 33 dall'arrivo e dietro c'è lo sprint per la maglia a punti, vediamo Colbrelli sprintare per guadagnare punti su Sagan, e Viviani e Matthews. Il gruppo si allunga a causa di questo sprint e anche a causa del vento, succede una cosa un po' strana, dietro si staccano i corridori anche importanti, c'è Quintana, c'è Daniel Martin, c'è Van Aert, corridori anche che si erano attardati per prendere le borracce per i propri compagni, quindi situazione un attimino confusa dietro, però si fermano fondamentalmente 4 corridori della Movistar ad attendere Quintana e anche 2 corridori della Hawaii, quindi si rientra senza problemi. Mancano 28 km all'arrivo, rimangono 13 secondi, anzi di meno agli attaccanti, con Offredo che fa lo scatto finale per cercare di, insomma, per vincere il premio combattività che al Tour è molto sentito. Domani Offredo partirà col numero rosso sulla schiena. Mancano 10 km all'arrivo, iniziano ad organizzarsi i treni delle squadre dei velocisti, finale facile dal punto di vista altimetrico però con alcune curve insidiose. La Ineos davanti a proteggere gli uomini di classifica e Van Aert che fa un lavoro incredibile, ha tirato 2 km a oltre 60 km orari, ha fatto un lavoro davvero strepitoso per il proprio compagno di squadra Groenewegen che oggi tenterà di sprintare. La Ineos la vediamo sempre davanti per tenere Bernal e Thomas nelle prime posizioni, ma siamo ormai vicino all'ultimo chilometro, entriamo nella zona della volata, ma Morkov che pilota Ricciez e Viviani sembrano perfetti, il treno del König sembra la volata dell'altro giorno. Però Groenewegen anticipa, è una volata che arriva in leggerissima ascesa, Groenewegen anticipa, anche Sagan è buono, arriva sulla destra a razzo Caleb Ewan, Groenewegen vince la tappa di oggi per poco su Caleb Ewan, l'arrivo come vedete è leggera salita, Viviani un po' piantato anche perché ha preso un po' troppo vento contro, rimonta bene anche Colbrelli che arriva quarto. Era una volata con vento contrario e purtroppo la De Koenig è stata perfetta, forse troppo perfetta, nel lanciare Viviani nel migliore dei modi a 200 metri, ma oggi quelli che sono partiti da dietro sono riusciti a fare un risultato migliore. Colbrelli addirittura è partito in decima posizione. Ordine d'arrivo, Groenewegen, Ewan, Sagan, Colbrelli, Philipsen, il più giovane corridore in gruppo che doveva aiutare Christoph, fine si è trovato lì, è arrivato quinto. Sesto Viviani, Nizzolo ancora sempre piazzato e Groenewegen immaginiamo felicissimo. Ha già vinto molte corse quest'anno, ma soprattutto la Jumbo Visma è la quarta vittoria, anzi la terza vittoria sulle strade del Tour de France la prima settimana. Bellissima classifica generale, sempre con Giulio Ciccone a guidare maglia gialla con 6 secondi su Alaphilippe.
Vediamo la tappa di domani, Mâcon Saint-Étienne, tappa molto più mossa con parecchi gran premi di montagna, nella montagna di seconda e terza categoria, 200 km, in particolare l'ultimo gran premio di montagna di terza categoria assegna anche dei secondi di bonification, secondi di abbuono alla classifica generale, quindi sarà molto importante capire alla Philippe cosa vorrà fare nell'ultima parte di gara. A domani per la prossima sintesi, grazie a tutti.